Iniziamo con un video intervento di Giuseppina Di Foggia, che è CEO e vicepresidente di Nokia Italia, che ci parlerà di Startup Your Future, che è un progetto che Nokia ha portato avanti insieme a dei giovani studenti che sono stati poi coinvolti in tutte le fasi, dall'inizio fino alla realizzazione. Chiedo alla regia di mandare il video. Grazie. Buongiorno a tutti. Grazie Giordano per l'invito. Mi dispiace non essere presente tra tanti ospiti illustri e proprio per questo, prima di recarmi in aeroporto stamattina, provo a registrare ed inviarvi un mio contributo. Startup Your Future. Questo è uno dei progetti che Nokia abbiamo realizzato per e con i giovani. A cosa servono questi programmi di integrazione degli studenti nel posto di lavoro? I cosiddetti percorsi per l'orientamento. Perché lo facciamo? Ecco, come ingegnere mi piace incontrare studenti curiosi, anche per l'opportunità che mi danno di guardare le cose da una prospettiva diversa. Come genitore mi aspetto che i miei figli, che i ragazzi studino e soprattutto imparino continuamente. In qualità di CEO di Nokia Italia, la mia ambizione è ispirare i giovani perché portino le loro idee innovative nel contesto della trasformazione digitale per integrarle nella tecnologia di domani. Il programma che ho citato, Startup Your Future, è un esempio. Ha consentito agli studenti di fare un'esperienza pratica, di vivere e di influenzare un progetto dal concepimento alla realizzazione fino al lancio. In Nokia crediamo nella possibilità della tecnologia di supportare l'inclusione e il benessere della società. In questo progetto la protagonista è stata la videocamera, la stessa che sto usando adesso, che molti di noi usano abitualmente ormai, per esplorare però nuove applicazioni attraverso l'intelligenza artificiale e la realtà aumentata, applicazioni che vanno proprio nella direzione dell'inclusione e il benessere della società. Nokia fornisce la tecnologia, ma sono i giovani che prendono parte al nostro programma e integrano quella tecnologia con la loro immaginazione e creatività. I nostri figli saranno gli imprenditori di domani e in un paese dove tanti, purtroppo troppi ragazzi non portano a termine gli studi, dobbiamo trovare il modo di guidarli, non attraverso la paura di fallire, ma stabilendo degli obiettivi. E poi, come è stato anche nel mio percorso professionale, dobbiamo prepararli ad esplorare diverse direzioni prima di trovare quella giusta che meglio si confà al loro talento. Questo progetto ha riunito team multifunzionali, team multiculturali internazionali di Nokia, ha dato la stessa opportunità a ragazzi e ragazze di esplorare sia gli aspetti tecnologici, ma anche quelli commerciali, quelli finanziari, di marketing, naturalmente relativamente al settore in cui operiamo noi in Nokia. Ed è stato anche un eccellente esempio di come indirizzare diversi obiettivi chiave di sviluppo sostenibile. E concludo che Nokia usiamo dire we create technology that helps the world act together. E i progetti come questo ne sono un esempio concreto. Quindi grazie dell'opportunità di condividerlo e buon proseguimento a tutti. Bene. Io ringrazio la dottoressa Di Foggia di averci mandato questo video. La premiamo in contumacia, però. Sì, è in contumacia, ma insomma. La premiamo comunque. Giusy Di Foggia, grazie Giusy. Già il nostro CEO for Life Awarded 2021.